amici, benvenuti al nostro settimanale appuntamento. Come vedete sono immerso nel tricolore e se non bastasse lo sfondo, la giacca è verde, la camicia è bianca, la cravatta è rossa, così ci siamo capiti. A proposito dei 150 anni, ne ho già parlato, ecco, a me sembra che siano partite con il piede sbagliato in generale queste celebrazioni, ribadisco il mio concetto. Poteva essere una grande occasione per rivedere, dire la verità storica, non rimanere fermi ai sussidiari delle elementari degli anni 50, perché dal Presidente della Repubblica in giù i discorsi che sentiamo dire sembrano veramente quelli che io, bambino, lessi sul mio sussidiario alle scuole elementari e correvano gli anni 50. Le scienze storiche sono andate avanti, hanno fatto importanti approfondimenti, studi, oggi si conoscono le cose, perciò continuare a raccontare la favoletta per bambini ultra sessantenni mi sembra sbagliato. Pensate quanti aspetti potevano essere presi in esame, ad esempio un fenomeno sottaciuto, l'emigrazione, come mai da lì a pochissimi anni, quasi dall'anno dopo, dal 62 in avanti, i movimenti di emigranti dall'Italia verso paesi extraeuropei aumentarono in maniera esponenziale. Prima del 1861 non esisteva questo fenomeno, era molto circoscritto, locale, in certe zone del Veneto, della Liguria, transfrontalieri o poco più. Perché milioni e milioni di persone lasciarono l'Italia dopo l'unità, dopo, chiamatela come volete, l'invasione del Piemonte nei confronti dei rimanenti sei nazioni che costituivano la penisola italiana? Due elementi fondamentalmente, l'imposizione fiscale. Arrivati i piemontesi, le tasse aumentarono in maniera impressionante, la gente non aveva più di che vivere. E poi il servizio militare obbligatorio che non esisteva in quelle nazioni, quindi, e durava anni a quei tempi, quindi i giovani obbligati ad entrare nell'esercito quindi non potevano lavorare e quei pochi che rimanevano a lavorare schiacciati dalle tasse, ecco perché milioni di italiani se ne andarono, ma questo è uno dei 100 argomenti che potevano essere affrontati per capire la nostra storia. Non si vuole assolutamente rinnegare l'importanza, il valore, la fierezza quindi di essere italiani, ma storicamente vediamo di capire esattamente cosa sia successo. Come vi dicevo, risentire, come sto sentendo in questi giorni, raccontini da sussidiario, la piccola vedetta lombarda, cioè questi raccontini che De Amicis faceva bene a scrivere nel suo libro Cuore, noi abbiamo fatto bene all'inizio degli anni 50 a studiare alle elementari, ma oggi mi sembra abbastanza fuori luogo. Entriamo nel vivo come? Innanzitutto oggi è la puntata 4.50 e quindi ne mancano 50 perché io smetta di fare questa trasmissione. Non so se ve l'avevo già detto, comunque ne approfitto di questa occasione eccezionale anche di festività. Con la puntata numero 500, questione perciò del prossimo anno, sarà maggio, non so che mese, io terminerò. Quindi se c'è qualcuno interessato fin da ora a prendere il mio posto, a svolgere questa funzione di denuncia, di informazione, ben venga, si faccia avanti, me lo faccia sapere, valuteremo personalmente nel momento in cui arriverò alla puntata numero 500, smetto, io sono contrario a tutti coloro i quali si sopravvivono dopo un certo periodo
di tempo. Bisogna tutti avere la dignità della propria età, quindi andare in pensione, lasciare tutte le cariche, lasciare agli altri, lasciare che i giovani vadano avanti, non a parole, ma partendo proprio da se stessi. Quindi aspiranti tribuni del popolo della plebe che volete prendere il mio posto, segnalate i vostri nomi perché ancora 50 trasmissioni. Adesso, qual è il primo caso da affrontare? L'ho chiamato il caso della signora Beatrice. Perché il caso della signora Beatrice? Perché questa signora, abitante a Chiavari, qualche giorno fa si è vista recapitare una bolletta. Di che cosa? Del gas. Questa signora usa il gas per cuocere, non ha riscaldamento, non ha niente, cioè usa quel minimo che arrivare a 1 m³ ci vuole chissà quanto. E allora cosa è successo? Le hanno recapitato, questa è la fotocopia, vi leggo. Il disturbo è 5.129,79 euro. Ripeto, 5.129. Chi si ricorda le lire? 10 milioni tonti tonti. Perché? Perché lei in un anno cosa ha consumato? 6.034 metri cubi. 6.034 li consuma un alto forno in 6 mesi. Ecco, pensate un po', questa signora solo per cuocersi l'uovo al tegamino e la spaghetti alla carbonara in un anno ha consumato quanto un alto forno per 6 mesi. C'è qualcosa che non va, è evidente. Cosa è successo? Siamo riusciti a capirlo. Questa signora circa un anno fa è andata a abitare lì, il contatore era chiuso, l'hanno sostituito, ne hanno messo uno nuovo. Si sono sbagliati nella lettura, nella misurazione, non hanno registrato lo zero di partenza, hanno segnato le migliaia di metri cubi precedenti, quindi hanno considerato che quei metri cubi lei l'avesse consumati in pochi giorni, hanno fatto l'induttivo ed ecco che 6.000 in un anno con una bolletta da 5.000 e più euro. Naturalmente la signora non deve pagare, non ci sono rischi, ma pensate un po' la paura, il disagio. Questa signora fa anche un lavoro, è un pubblico ufficiale, quindi non è così, ha dei rischi, cioè non è che può esporsi a delle situazioni di non pagamento, di pignoramento, di non so che cosa. Noi la seguiremo, faremo in modo che tutto vada a posto, sperando che gli elaboratori dell'ENI riescano a capire che si tratta di una follia, anche perché i documenti ci sono, hanno sbagliato loro in maniera evidente. Abbiamo le ricevute di apertura del nuovo conto, del nuovo contatore che è zero, di chiusura di quello vecchio, di lettura attuale. Ecco, perciò pensate, in un anno questa signora ha consumato 50 metri cubi, gliene calcolano 6.034. Andiamo avanti. Secondo caso, il caso della perdita acqua a Zoagli. La famiglia di Zoagli riceve un bel giorno una bolletta dell'acqua per un importo di 1.686 euro. 1.686 euro a fronte di 40-50 euro che pagava normalmente. Cosa vuol dire? Immediatamente hanno capito, c'era una perdita. Essendo il tubo interrato, abitando in collina, non nel centro della ridente, diremmo, località del Tiguglio, Zoagli, cosa hanno fatto? Immediatamente hanno chiamato il tecnico, hanno scavato, hanno trovato la perdita, il tubo era in gran parte rotto e quindi si è capito perché c'era stato questa perdita di migliaia e migliaia di metri cubi. Procedura che si fa in questi casi. Cosa bisogna fare? Bisogna compilare un modulo, dire che c'è stato un guasto, presentare giustamente la fattura della riparazione da parte di un idraulico che appunto conferma che c'era stato il guasto. Dall'altra parte, la società delle acque, cosa fa?
una per l'altra, sia l'IREN sia appunto la società, hanno tutte in comune un contratto che noi sottoscriviamo quando diventiamo loro clienti. Cosa c'è scritto all'articolo 32 di questo contratto? Che in caso di perdita bisogna pagare tutto quello che abbiamo consumato. Perché? Perché il regolamento dice così, dobbiamo pagare tutto fino all'ultimo metro cubo. Cosa viene ridotto? Viene ridotto l'importo di questa spesa, di questa acqua. Sapete che ci sono i superi, c'è la base, l'agevolata, i superi. Ecco, c'è un'agevolazione nel calcolo dei superi, tradotto in euro. Questi signori si sono visti annullare la bolletta da 1686 e restituirne una da 1301, cioè gli hanno tolto 385 euro, ma restano sempre 1300 da pagare in un periodo che per i 10, 20, quanti anni è che loro sono lì clienti, usano l'acqua, pagavano 20-30 euro, ecco, anziché 20-30, 1300. Certo, dalla controparte si dice questo è il regolamento, noi lo applichiamo. È vero, ma è giusto un regolamento che contiene una clausola vessatoria, un patto leonino come questo? Cioè, a fronte di una perdita, è giusto che una persona debba rimetterci l'80% e la società debba rimetterci il 20%? Non mi sembra assolutamente giusto. Bisognerebbe rivedere questa clausola perché è profondamente sbagliata, perché la persona si sente derubata, è un dato di fatto. Certo che dalla controparte dice, ma io che ne so che tu non hai riempito 20-30 piscine, che poi non esistono neppure lì vicino, che tu non abbia fatto lavato la tua auto e tutte le auto del paese per un mese, 24 ore su 24. Sono delle assurdità, sia ben chiaro. Questa perdita che non si vede, perché in casa si vede, crolla il muro dopo poco che c'è una perdita di questa entità, ma in campagna, dove ci sono i muri interrati, i tubi interrati, come si fa a scoprire? È quasi impossibile. Quanto Perché poi devono essere gli incaricati a fare la lettura, quindi ad accorgersi di questo, sì che possiamo leggere anche noi, ma anche loro vanno a fare la lettura. Quindi secondo me dovrebbe essere rivisto, perché è ingiusto, esiste questo articolo 32, ma è sicuramente ingiusto. E rimanendo a Zoagli, dato che in questo importo viene addebitato naturalmente anche la quota centinaia di euro per la depurazione. Adesso, ma se a Zoagli non esiste depuratore, perché questa famiglia in particolare, ma tutte le altre famiglie di Zoagli devono continuare a pagare la quota di depurazione? Gran bella domanda. Cittadini di Zoagli, siete contenti di pagare qualcosa che non esiste? Andate in comune. La procedura è questa. Bisogna andare in comune e chiedere che cosa? Due righe che venga certificato che cosa? La verità, che la strada dove voi abitate non è servita da alcun depuratore. Con questa dichiarazione vi rivolgete al gestore delle acque e chiedete A che non vi venga più fatta pagare. E B, ci sono anche delle procedure per farsi restituire. È difficile, ma si deve fare. Ma intanto non pagare più. Ne avete sentito parlare? Ne avevo già accennato io anche precedentemente. La tassa sui prelievi da sportello. Ha cominciato una banca, poi un'altra ancora. E cosa hanno pensato? Hanno pensato di prendere dei soldi sulle persone che si recano fisicamente allo sportello a prelevare dal proprio conto dei soldi. Quindi c'è la banca che fa pagare 1 euro, c'è quella che fa pagare 2, c'è quella che fa pagare 3, c'è quella che fa pagare a seconda dell'importo. Meno si prende, più si paga. Anche lì è una cosa che lascia abbastanza perplessi. Se
Se ad esempio nella banca dove sono io cliente vado e prendo 100 euro, mi fanno pagare 1 euro di tassa sul prelievo. Se ne chiedo 501, non mi fanno pagare niente. Ci sono banche che chiedono 3 euro, perciò se io vado in certe banche, anche a Chiavari, avessi un conto in un'altra banca, vado a prendere 100 euro, quanti me ne danno? Me ne danno 97. 3 euro sono di tassa sul prelievo. Mi sembra un provvedimento radicalmente ingiusto. I dipendenti sono già stati ridotti. Dove vogliono pescare i soldi? Non guadagnano già abbastanza le banche? Hanno bisogno ancora di prendere questi soldi? Cosa vogliono? Che la gente utilizzi esclusivamente il bancomat? Ma il fatto di avere delle persone allo sportello che parlano, che chiedono, che si crea il rapporto, che si rafforza la fiducia, che magari si possano portare dei nuovi clienti, ecco, non gliene frega niente alle banche. No, tu appena metti piede, 3 euro. Paghi il biglietto d'ingresso, perché il passo successivo sarà il biglietto d'ingresso per entrare in banca. Mi sembrano proprio quei provvedimenti, vi ricordate qualche anno fa ci fu una banca che mise delle spese fantasiose. Pensate, io fui tra i primi in Italia a denunciare questo fatto e gridavo da Entella TV in galera, in galera, e difatti poi questi signori andarono effettivamente in galera. Quando lo gridavo io, tutti mi dicevano: non hai paura di essere denunciato? No, perché era evidente che c'era una banca in Italia che stava compiendo dei furti nei confronti dei risparmiatori, e difatti sono finiti in galera. Non vorrei in prospettiva che anche questo provvedimento nascondesse qualche inghippo, qualche cosa, e poi non finissero, come già successo, in galera anche altri banchieri, non bancari, poveretti, perché i dipendenti sono dalla nostra parte, non certo da quella dei banchieri. Adesso, due considerazioni su che cosa? Voi sapete che un comune, qualunque cosa voglia realizzare, a meno che non sia proprio di tappare un buco per la strada, vuole fare qualcosa, deve ottenere le autorizzazioni dagli enti superiori. Provincia, regione e più chi più ne ha più ne mette. Adesso ha senso questo? E soprattutto, se seguite un po' i giornali di questi tempi e non solo, di sempre, cosa succede sistematicamente? Questi lavori, iniziative, opere proposte da un qualunque comune, quando è che vengono approvate? Sempre. Quando è che vengono respinte? Sempre. Quando tra il colore dell'amministrazione di quel comune e il colore dell'amministrazione dell'ente superiore, provincia barra regione, sono uguali, tutto viene approvato. Sono contrari e non viene approvato. Adesso, al cittadino, di queste beghe politiche non gliene frega niente. Il cittadino vuole che si realizzino delle opere concrete nel proprio comune, vuole certe cose. Ha votato una certa amministrazione, perché se governa vuol dire che ha avuto la maggioranza degli elettori che l'hanno sostenuta, in base a cosa? A un programma. Perciò, se la maggioranza dei cittadini vota un'alleanza che ha un programma e questo programma contiene la realizzazione di certe opere e gli enti superiori le impediscono perché sono di parte politica opposta a quella dell'amministrazione, è un bene o un male? Ma è un male, non andrebbe fatto, non c'è nessuna vera autonomia, indipendenza dei comuni che devono soggiacere a tutta una serie. Questo dice, può servire perché se un domani dei comuni fossero in mano a dei pazzi che vogliono realizzare
un aeroporto nel centro di Chiavari, ipotesi, glielo si potrebbe impedire così, ma gente che presenta un programma elettorale con un aeroporto al centro di una città come le nostre, non come quelle del Sud America, di San Paolo del Brasile o di Hong Kong, ma di Lorsica, un aeroporto nel centro di Lorsica, verrebbero elette queste amministrazioni? Ma no, di certo, perché la popolazione, sì che siamo quello che siamo, ma c'è un limite a tutto. Quindi, secondo me, questo intervento, questa censura sistematica in certi casi o inesistente in altri, non è giusta, non è democratica, non esprime la libertà dei cittadini, è un contrasto, è un limite della libertà di voto stesso del cittadino, perché tra le righe condiziona, mi sembra. E la seconda considerazione. Adesso vedete quanti discorsi si fanno, io ogni tanto ne parlo, della magistratura che insorge, ma adesso ragioniamo un attimo, io sono un insegnante, quindi anch'io sono arruolato nello Stato, quindi sono un servitore dello Stato, un dipendente dello Stato, quindi qual è come insegnante il mio primo dovere? L'onore, l'obbedienza alle leggi dello Stato. Potrei insegnare disobbedendo alle leggi dello Stato? Sarebbe incompatibile. Io sono magistrato, qual è il mio primo dovere? Obbedire alle leggi e applicare le leggi dello Stato, ma prima ancora che applicarle devo io obbedirle. Come privato cittadino non condivido certe leggi, liberissimo, anche come insegnante posso non condividere certe leggi, anche come soldato dell'esercito italiano posso non condividere certe leggi. E allora cosa faccio? Prendo il mio carro armato se sono un soldato e sparo contro la caserma, contro il governo, contro non so chi, se sono un insegnante nella classe incito a disobbedire alle leggi, se sono un magistrato egualmente? No, di certo, io come singolo cittadino posso non essere d'accordo, figuriamoci quante volte mi succede, sarà successo a tutti. E allora cosa faccio? Quando ci sono le elezioni vedo di votare un partito che propone, ad esempio, di modificare quella legge o di introdurre quell'altra legge. Finito il momento delle elezioni, in cui io sono andato e ho messo la mia crocettina, quindi ho mandato il mio messaggio nel segreto dell'urna, ho finito la mia funzione. Torno a essere il servitore dello Stato, a obbedire, perché qui abbiamo perso tutti il senso dell'obbedienza. Ci ha costretto il dottore a fare i magistrati, a fare i soldati, a fare gli insegnanti? No, è stata una nostra libera scelta, abbiamo fatto dei concorsi, li abbiamo vinti, abbiamo firmato un contratto, non ci va bene? Cambiamo lavoro, andiamo a vendere castagnaccio. Se io vendo castagnaccio non ho l'obbligo come servitore dello Stato di obbedire ai miei superiori, ma fino che resto a fare l'insegnante devo obbedire a chi ha creato le leggi. Non sono d'accordo, voterò personalmente per chi le modificherà. Fine. Questa è la democrazia. Tutto il resto non è democrazia, è caos, è mandare un messaggio sbagliato, perché io insegnante che per primo non rispetto le leggi, cosa pretendo? Che i miei alunni le rispettino nei miei confronti, nei confronti dei loro genitori, nei confronti della società in cui vivono? No, di certo. Quindi cerchiamo ogni tanto di tornare su certi punti. Sembriamo come impazziti in questo mondo. Ci sono persone che hanno un loro ruolo, devono svolgerlo, devono farlo e basta. Non è che bisogna inghiottire il rospo. Abbiamo le possibilità,
altrimenti, come vi dicevo, cambiamo lavoro. Non si può fare Shusha e Shurbi come diciamo a Genova. Quindi, concludendo, ce ne siamo dette di cotte e di crude, e per salutarci sempre con il sorriso, l'italiano della settimana, cioè il personaggio che meglio interpreta la nostra nazione, via Parma qualche giorno fa. Cosa c'era sulle porte di una certa zona, di certi numeri civici di via Parma? C'era il cartello dell'ENI che dalle ore, dalle 10 alle 10 e mezzo, a seconda delle zone, sarebbe passato l'incaricato ENI a fare che cosa? A fare la lettura con fotografia del contatore. E qui tutto bene. Ma che cosa è successo nel pomeriggio in quegli stessi palazzi? Che sono passati i venditori di altri gestori del gas, della luce e del telefono. E cosa facevano? Suonavano e dicevano: siamo di nuovo noi del gas, siamo già passati stamattina, non abbiamo fatto firmare il modulo. Cos'era il modulo? Quanta gente, pensando che fosse una sorta, diciamo, di approvazione della lettura che era stata fatta la mattina, hanno firmato in realtà che cosa? Il cambiamento del loro gestore. Vi rendete conto? Questa gente ha sfruttato che la mattina andava a leggere, il pomeriggio è passato dicendo: ci siamo dimenticati di farmi firmare il modulo. Questo alle persone più anziane. Le persone più furbe, più non che l'anziano sia furbo, ma sapete che è più facile raccontare un po' quella dell'uva a certi anziani soli rispetto a certi giovani, allora, anche se spesso si fanno imbrogliare anche i giovani, quando questa frase andava bene con certe persone, firma e via. E quando invece, facendosi vedere naturalmente l'ultima bolletta per vedere di prendere il numero POD che serve per il trasferimento del contratto, quando invece vedevano gente un po' più aggressiva, dicevano: abbiamo fatto la fotografia, sì, tutto bene, grazie, arrivederci, e facevano finta di niente. Ecco, pensate a che livelli di imbroglio siamo arrivati. Purtroppo ormai sono da dicembre in funzione giorno e notte queste squadre di venditori porta a porta. Visto che la cosa continua, vuol dire purtroppo che i risultati sono buoni, le vendite ci sono, le firme raccolte sono tante, quindi l'invito da un lato è quello sempre di non aprire mai a nessuno, di non fidarsi mai di nessuno. Nello stesso istante, colui quale ha pensato, ha ideato questo sistema di presentarsi al pomeriggio dove la mattina è andato effettivamente l'incaricato dell'ENI, mi sembra veramente una furbata degna del premio italiano della settimana. Con questo, cari amici, vi saluto, buon proseguimento, viva l'Italia e ci vediamo la prossima settimana. Occhio, naturalmente.